male, perché noi ci mancava nelle case tutto. E allora che si raccomanda ai padroni? Non sapeva né acqua né luce. Insomma, mancava troppe cose che non si poteva fare a meno. E sempre da un giorno all'altro si farà e noi si era disposti anche di fare, si sapeva dove era la sorgente, anche per l'acqua, di fargli apposta, bastava ci portasse tubi, niente, insomma, lì venne chiuso. Anzi, forse il fattore gli era peggio dei padroni. E infatti se uno voleva Il le patate, no? Bisogna fattore gli era intuirsi, no? peggio dei padroni perché gli era lui che faceva le spie di ogni cosa. Dio. E gli andava a chiedere i soldi anche perché ogni è la mia. Ora magari per il matrimonio suo fratello gliene dette, ti ricordi? Ma io Ma quello se tu non avevi avuto bisogno per un'altra cosa ti domandano perché? Perché tu gli vuoi questi soldi? Che tu ne fai? Noi ragazzi, se tornava a scuola, c'era la gente, e tutti i signori, allora a Bibbiano c'erano villeggianti, c'erano tanti, e Giossano ci dicevano, guarda, oh, bambino, vieni qua, te che ce le troveresti 2 o 3 chili di more, due o tre chili di more, le more fanno. E sicché, ma no, non ci pare vero, si andava a cercare il finocchio, madonna, il finocchio selvatico, si è portato lì alla bottega per fare la finocchiona. E insomma, tante ossettine ci si. Sì, è vero, ma tante cose inutili voleva sapere, che ti interessate? No, ancora non c'era proprio la poi magari l'hanno pensato queste cose, ma non si era fatto avanti nessuno. Quello di fare le lotte e si incominciò negli anni 50, 49, quando sono tornato a fare i militari. No, no, per quello non ci diceva nulla. Era più la maestra, c'erano birbante Vivigliano, che era lei che quando davano la Befana fascista a contadini non gli dava nulla, perché se era contadini. Ce n'era tante macchine. Allora gli dicevo mio povero babbo, diciamogli ai fattori, qui io la lavoravo io la sera, come anzi, perché mio fratello non voleva sapere. Sono terracce io a Bibbiano, durò una gran fatica, perché poi anche con l'altro non ci si entrava, non si, la si spellava la terra. Allora dico, ci comprassi un trattorino, noi non si farebbe, non si smetterebbe infatti di contare. Ma i trattori non gli fanno mica, c'è le fabbriche, ma come dire? Allora con lei si andava a Moglia, andava da un dottore per medicarsi la spina, noi si faceva, io facevo la strada da Modena per andare verso Mantova. Si seguita per 2 chilometri circa a Cosari,
a costeggiare la fabbrica e Lambuschini. Lambuschini, come si chiama? Come si chiama la fabbrica? Lamborghini. Sì. C'erano dei piazzali, dei trattori, ma c'erano centinaia di fermi che nessuno... Io, sicché, voglio dire, ci tenevano così schiavi. Avevo 17 anni e si sta nascosto, l'ultima, prima si era più libero, poi gli ultimi, l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni che gli erano a Firenze e le cannonate l'arrivarono quassù, e allora l'era peggiorata. I tedeschi gli erano belli in crisi, non aveva più nulla a mangiare, ci pigliavano le galline, ma anche le bestie. Anche le mucche ci vedano. A lei gli ammazzò la mia torri, gli ammazzò un toro se ne stava 10 quintali, e gli marcini, poi gli marcini nella stalla lì, uno mangiò mia, gli ammazzò. Un passava più dalla porta, dice riesci a levarlo, e si andava nascosti per questi fossi, nei campi, c'era la notte, per esempio la notte, si andava a dormire sempre fuori di questi campi di Gran Turco e si chiamava aperta e ci si metteva, era la famosa SS dei tedeschi che gli davano come fascisti italiani, insomma, volevo dire, e così si dormiva fuori e poi il giorno venivano, insomma, anche noi siamo andati in quel rifugio che gli ho detto e venivano a portarci a mangiare, queste donne, sempre di nascosto. Insomma, anche loro gli Lambelli, insomma, si erano accorti che andava via. C'erano, prima della guerra forse, gli erano più birbanti, andavano, perché c'era il sabato fascista, no? Gli andavano in giro, la banda di 7-8, se ti vedevano a lavorare o tu smettevi di rambastonare e uccignare. Oh, gli è festa ora. Ai suo babbo gli successe un fatto. Gli era andato in campo o manzi, un sabato sera, aveva la pia dell'erba per le bestie, no? E lo chiamarono, gli era di Vivigliano questo fascista. Oh Pietro, dice, guarda, se si ripassa in su, che tu sei sempre osti e tu ti dai rimedi male. Hai visto? Ma non c'era più. Non c'erano più. E gliel'hanno ricambiati. Riguarda partiti veramente proprio... Sì, c'era comunisti, ma non c'era... contrasto forte, magari io anche a Vivigliano lì prima erano comunisti, poi formarono la Democrazia Cristiana e circoli, ma non era proprio ancora, non era proprio ancora presa. E poi quella lì, magari nei partiti l'hanno cominciato quando cominciarono a fare le lotte con i padroni. Io mi ricordo una sera, un tempo alle battiture di grano, sarà su ai Settimelli, si dice, di sopra Vivigliano. E allora quei ragazzi, siccome vedevano essere vicino alla strada di Vivigliano, e vedevano gli operai tornare a casa presto, la sera d'estate, e faceva festa alle 5, c'era un autobus che veniva a Vivigliano e diceva, quando gli arriva gli operai si fa festa anche noi, Beh, c'era il sole. Se una sera a questo contadino, sì che tutti smisero, passò questo furba,
E tutti gli smisero, sicché anche di macchinisti, cioè, oh, come mai? Dice, ma loro sembrano lavorare. Insomma, in quel tempo gli arrivò il fattore. E il fattore, se non andava via, c'era uno che aveva un forcone. Ecco, da lì e fu la scintilla. Davvero, e tutti i contadini. E la mattina, perché ora ragazzi, se la mattina da giorno a giorno una giornata lunga, vive in quella maniera, sotto il sole, tra quella polvere, tornare nell'acqua per lavarti. In certi contadini, come a casa mia, ad esempio, quando sarei a quell'affare lì, per le battiture, per fargli lavare, e si andava una botte sul carro, a impilla, ma botte pulita, teniamo, si andava a pigliarla e per fargli lavare, c'era la cannella, c'era sotto, se l'ha messo un conchino e si faceva scaldare, lì si lavano. Gli ultimi arrivano e si lavano in quell'acqua, se la bella lavano. C'era certo asciugamani e sembrava ma una fregata il viso. Tutti pieni di polvere, pulo, tutta la roba. Ed era in questa maniera. Andava a letto, si andava in quella volta. E insomma, sempre più, le lotte aumentavano sempre. E poi cominciarono ad andare via. Il padrone non voleva sapere, c'era la commissione che gli avevano fatto dei sindacati, il padrone non gli stava né nulla, e allora venne lo sfacimento, insomma, dei contadini. Cominciarono ad andare via quello, quell'altro, là. Poi insomma si fu 2 o 3 anni, non si fu degli ultimi. E poi addirittura c'era un contadino qui che sta vicino a Bottil Rosso. Lui dice, io non vo via, gli diceva, se voi mi dai 50 milioni e vo via, oh, ma 40 gli do contagni. Poi il fattore, mi ricordo, non ci guardava più, si era belle già allontanato perché gli aveva paura, e gli aveva promesso ai ragazzi, ai giovani, se tu sorti a stracioni e si leano a stracioni. E poi sì, c'era delle lotte uguali. Poi raggiunsero la scopa di 60% ai contadino e 40% il padrone. E insomma, e poi piano piano cominciano a sparire questi contadini. E ho detto, ci fu questo traffico. E poi si diceva, anche se non so se ti interesserà, e si diceva, oh mamma, se era ragazzetti, e ci sa, e fa così, e lenzuoli on the task. Perché le erano lenzuoli rotti, e ci attaccavano quelle toppe, e le donne, che le si strusciano, si infilavano di dentro. E si diceva, e si chiamava lenzuoli con le tasche. Conto mio è stata la rovina dell'Italia ad ogni cosa, a lasciare perdere, perché dalla terra ragazzi nasce ogni cosa, la terra c'è tutto nella terra, sicché voglio dire, era quasi dispiacevano, insomma. E quelli poi che saranno belli licenziati dalla fattoria, cominciando a lavorare a Firenze. Si amici loro, e anche quelli rimanevano, e l'ho detto prima, e guadagnare qualche soldino, non via tutti. E c'entrava ad andare alla botta, ai bar la domenica, insomma, a ballare. Noi si faceva sempre il contadino,
non sai nulla, perché guai se si andava, se vediano un contadino andare nel bosco, se macchiare la stella sulla schiena e portarle giù alla strada per guadagnare ma 5 lire, ma sì, 5 lire, per guadagnare 5 lire, la fatica, ma tutto spellai tutto, ma lì era un se facevi la ruota, lo sapevano, poverini, chiamavano subito il babbo allo scrittoio e lì gli facevano una massa a quei fuori vecchi, che qualcuno piangeva anche. Così, questo gli era il fattore che faceva questi lavori lì. Ma guai che sortia di casa, come noi, queste donne, le facciamo il bucato, bisognava prendere le ceste piene di lenzuoli, insomma, di che c'era, andare a fargli lavare una donna a 2 chilometri da casa, o se non il fosso di Vigliani laggiù, c'era buttato un po' d'acqua, quando c'erano tinto una volta il lenzuolo la diventava subito moda, si intorbia sempre, sicché ma per ogni cosa, per lavarsi, non ci si poteva lavare, nulla, non c'era, come si fa senza rigovernare le donne, con un secchio d'acqua le rigovernavano, lavano, gli asciacquano, tutti con la solita acqua, era in questa maniera. Le mucche c'erano nella stalla, anche lui sapeva, la cucina, la stalla a sinistra, guardando l'entratura di casa, e a destra il pollaio. Le mosche le ci mangiano. Come si faceva? Non c'era più nulla. E vai, veniva il fattore o veniva mia in casa a vedere. Che noi contadini si sta sempre fuori. Poi c'era il bar Vigliano, un volevano perché si puzzava di mucche, si puzzava di stalle e un volevano che andasse anche nei bar, sicché noi si era proprio disgraziati. C'era Vigliano, c'era una signora nel bar e la diceva ai contadini, cioè, senti il puzzo, senti che strascico e lasciano. Ma non era, magari sarà anche stato perché si lava anche poco e non sa via l'acqua. Oh. Insomma, tante cose. Poi e Vallano, no, a quei tempi lì c'era l'ingresso a pagare, c'era a pagare 2 lire, 5 lire, 3 lire, solo o meglio, e non sapevano, si guardavano alla finestra a ballare. Ragazzi, era così, si fa via di tante cose, tante voglie che ci si poteva levare, che si comincia insomma, a cambiare le cose, si passa la guerra, ricominciava un po' di divertimenti, che gli faceva? Noi contadini no, quegli altri operai, oddio, gli avanzava poco, ma insomma, e anche facevano i manovali a Firenze, la busta gli danno, io me lo ricordo, io la prima volta andavo a lavorare a Firenze, nella busta avevo 38 lire, sicché voglio dire, qualche cosina, poi specialmente aveva la famiglia, chi era solo e aveva da campare, se avesse il signore lo facevano, e vivevano. E noi si guardava loro la domenica si andava alle messe, sai, era un paio di scarpe io e mio fratello, si andava a scuola, sai, una artella in 5, c'era 5 fratelli, allora per i primi 3 o 4 anni le mie sorelle erano le maggiori e poi questa artella mi ci ho fatto tutti bui e era buona, una bella artella di fibra, mi ricordo. E allora mi farò babbo e me la fece fare dai falegname Vigliano
di legno, una settina venino alta, che mi si sa se no, con lo sportello a scorrere, e andavo quella lì a scuola, facevo un rumore, anche si correva, mi ballava dentro la piscina. E venivano a contatti, e tu se mi hai la roba, quando l'era fatta, la venivano a vedere e tu la controllavi, la saggina la conosci, quella per fare le granate, venivano a contarci quelle piante lì. Veniva il guardia o il sottofattore a contarcele per anne venne la metà, per volerne la metà precisa. È coniglio. E coniglio che sapeva di qualche gabbia di coniglio lì, si di lontano. Se tu ne avevi 10, 5 gli erano sua e 5 gli erano nostro. E guai se non tu ne portai. E poi lì a Natale venivano a contarci e a poni. Le donne facevano capponi, sapeva, le galline, no? E per Natale il cappone della tradizione. E insomma, e anche di lì bisognava portargliene sempre la metà di... Se disgraziatamente veniva un'annata che c'era la malattia e morivano polli spesso, bisognava portargliene lo stesso, bisognava comprargliene per portargliene. Perché gli entrano nei patti, si faceva il padrone. Tu non fare sta mai tutto, le patate, anche se le patate, non c'era il guardia, il fattore sempre fisso. A volte con l'aratro le veniva fuori il cascano di là, o dice guarda, uno è rimasta sotterrata, piglia. A volte. Perché birboni loro, ma birboni anche noi, perché se ce n'era anche di un po', si tirava un po' di terra sopra per i figli. Invece gli stavano attenti e si dicevano, guarda, lì te ne è rimasta una. Ma tutte le cose, qualsiasi delle voci, tutta questa rovina che c'era, poi, perché anche noi non ci sapevamo nulla. C'era le ciliegie, coglie le ciliegie e venivano lì, ci stanno a giornare, guardia, e poi da ultimo, era buio, insomma, si faceva questa, noi le sapevamo fare, belle le ciliegie, e te le pesava tutte, te le pesava fino all'ultima. E poi lui piava le sumezze e noi si piava le nostre. Le sumezze veniva l'ortolano e vivigliano, l'ortolano e vivigliano, e noi, sì, anche noi, insomma, di morte si mangiano, perché non sai a nulla. Perché quando si andava a mangiare a mezzogiorno, ad esempio, che si mangiava la minestra, ho detto prima, la mia mamma lo faceva in un paiolo, o sarà 16, solamente un maiolo per uno. E allora dopo, il secondo la diceva, bambini, ora vedrò la fetta di pane, va andare in campo, c'è l'uva, c'è figli, c'è ciliegi, e poi, oh ma, anche quelle lì, se ti vedevano e non volevano, se tu piaci un grappolo d'uva, il latte che tu mangi le mucche, guai se tu consumavi un litro di latte, per consumare per più a mezzo litro di latte bisognava che il dottore ti facesse il certificato che c'è un malato, allora ti lasciava un litro di latte, se no niente, e i berti 10 chili e via. Tari alla fine del mese, gli dice il fattore vuol fare il conto del latte, faceva il conto e che non vedeva più nulla. Lui gli segnava il libro suo e non sapevi, tu vendei
tu prendi e nasce un vitello dalle mucche. E si diceva, sta tanto. E che lo sapeva se era il vero o se... Se poi di morti, no, dei nostri vecchi, dei nostri babbi, non sapevano né leggere né scrivere, capito? E noi se era giovani, se era ragazzi, insomma, magari un cinista. E questo librettino lassù, io andavo lassù, facevano conti. Non so, dice, questo è 20.000 lire di latte questo mese. Per segnare 10 magari, chi sa nemmeno quanti ne segnano. Il fattore. E si viveva male, ragazzi. Si viveva male, 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 male. Da noi, da dire che noi giovani, lo sai, giovani, gli hanno altri pensieri, ma però i vecchi, i nostri babbi, gli hanno fatto tanto. Non hanno in mente per comprarsi il sigaro e mettere in bocca o quell'altro, gli erano tre fratelli, due fumavano la pipa e uno era la sigaretta. Io li ho visti, anche mio babbo e quell'altro zio, d'estate specialmente, pigliare la scorza e le vite, tritarsi la mano e mettere la pipa e fumare quella lì. Perché non erano quattrini per comprare il tabacco, e mi ziollo delle sigarette, ed era uguale, anche lui le faceva con le mani così, comprava le cartine e ci metteva la scorza e le vite. O se no, c'era un signore, un parente di due dei miei zii, uno dei fratelli, e veniva da Firenze, lui faceva a Firenze, mi hanno fatto le pulizie negli uffici, quello. Sicché c'era portaceneri, allora queste cicche, c'erano le mezze sigarette, e le pigliavano, le mettevano in un sacchetto e poi quando gli era abbastanza e veniva su, con la scusa veniva qua su, pigliava un pane o insomma tidia, e portava questo sacchetto di cicche. Gli era Madonna loro. Cinque fratelli, poi c'era l'altro zio, ne aveva altri quattro, che già c'erano 9, tutti ragazzetti, ora c'era mia sorella, due sorelle, insomma le maggiori, erano belle grandine, erano belle signorine. L'altro fratello, noi erano tutti vicini. La più grande era la Mirella, una si chiamava Mirella, aveva una decina d'anni, quel periodo lì, poi ce n'era tre dietro vicini. Insomma, c'era 9 ragazzi. Poi c'era 3 vecchi, 3 mogli, sento poi, una zia, anzi, insomma c'era 16 o 17, non ho fatto nemmeno. E t'andai a cena, e loro dicono, anche lui sai, dice perché vuoi vari dei vischeri vi facevi mangiare, ci fossi stato tu lo facevi anche te. Grazie a quei tempi lì. Dai, buoni, nel fuori mamma, io mi ricordo sempre, la pianto ante le porte, e la vendea un pollo o un po' d'ova per comprare la ringhe e comprare una bottiglia d'olio per fare un po' da mangiare, per mangiare qualche cosa. Ha visto? Si vendeva il pollo per comprare una ringa. La mia mamma, poverina, perché prima c'era il lattaio che si doveva portare il latte su in paese e c'era una scorciatoia per portare il latte, ma però non, era una strada privata che non si poteva passare.
La mia mamma arrivò a un certo punto e la si riposava, c'era un sasso, la si mise a sedere in questa strada privata. E arrivò il fattore e dice: lo sai che non si può passare di qui? Come? Dice: io dico, non ce la fo, perché la si sentiva anche male, poverina. Era questo l'8, il 10, i primi figli, bambini che l'aveva, ce n'era uno che era dell'8, uno del 10. Ma io dice: non posso tornare indietro, perché cioè, la strada era così, quella privata, e quell'altra lo stesso. Che per tornare indietro non se la sentiva, e però la fece tornare indietro e la tornò indietro. Questa cosa io l'ha sempre detto la mia mamma, perché questa mia amica l'era a badare un bambino, siccome a Bivigliano veniva tanti villeggianti, ricchi veniva, e allora si andava a fare le faccende, ma il padrone non voleva, non si doveva andare a fare le faccende ai signori. Allora questa mia amica la smise di andare a fare le faccende, però la gli guardava un bambino a questa famiglia. E arrivò il fattore e dice: di chi è questo bambino? Dice: lei è di quella famiglia dove andava a fare le faccende. Assolutamente non ti voglio, non voglio assolutamente. Allora dice lei, dice come dice la non vuole, guarda, dice che io guarda anche, lasciavi anche un altro bambino di una sua cugina che la guardava, e guarda anche il bambino della mia cugina, che non prendo nulla, no? Non guadagno nulla, ma però gli era figliolo della cugina che la faceva la contadina. E insomma, gli toccò smettere di guardare questo bambino, perché lei era la contadina e non doveva stare a guadagnare il bambino per guadagnare, capito? Poi venne la festa dell'unità a Bivigliano, la prima festa, e questa mia amica. Proprio in piazza, le cuccarde, no? Andò e la gliene attaccò proprio sul petto ai fattori, quello che l'aveva rimproverato. Stava lì ai Vigliani, le avevano portate tutte a Montegiopi le bestie. E bovi, le mucche, anche torici, erano tre tori, però uno era il più grosso, c'era anche certificato che era il più bello della Toscana, questo toro. Non si era potuto portare via perché era cattivo anche, lo tenevano tutto con le catene e non c'era rimasto questo toro nella stalla. Allora venivano i tedeschi con gli amici di paesi, quegli fascisti, e l'ammazzarono. Sicché mio babbo, mamma mia, non c'era rimasto che questo toro, e non lo potettero portare via perché era grosso, e l'ammazzarono, e fecero una festa, l'ammazzarono, presero il fegato poi. Lo fecero cuocere alla mia mamma, il fegato, insomma, poi fu tutto sciupato questa carne, e anche in paese poi c'era un fosso che attraversa il paese, e c'era un cattivo odore, andò tutto sciupato, ma lo fecero apposta per questi fra fascisti e tedeschi.